noi Emanuele Cariotti. C'è grande attesa qui all'Hotel Plaza di Roma, dove l'ambasciata americana ha organizzato un grande ricevimento notturno per le elezioni presidenziali statunitensi. La serata è iniziata con un saluto dell'ambasciatore americano Reginald Bartholomew, cui sta seguendo una videoconferenza digitale tra Italia e Stati Uniti. Qui molte autorità civili, militari e religiose, italiane ed americane, stanno seguendo in diretta le primissime proiezioni che danno, come si aspettava, Clinton vincitore. Il presidente rincorre un plebiscito. L'avversario Bob Dole spera di salvare almeno il congresso repubblicano, mentre Ross Perot lotta per affermare il terzo partito. In America non si vota soltanto per le presidenziali, ma anche per l'elezione di 11 nuovi governatori. I potenziali elettori in America sono 196 milioni. La grande paura di Clinton sembra essere l'astensionismo, mentre Bob Dole si augura che possa ripetersi un'elezione a sorpresa come quella del 1948, quando, contrariamente a tutte le previsioni, portò Harry Truman alla Casa Bianca. Ottimista, giovane, apostolo delle magnifiche e progressive sorti del